nelle maniche di Samsung Morningstar c'è un asso chiamato Noair. In questo caso proprio con Lion riescono a risolvere la situazione. Si porta a casa 2 kill, lui si porta a casa questo punto. Ci fanno viaggiare verso le stelle questi ragazzi. Bravissimi, 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 bravissimi. Ci fanno viaggiare verso le stelle questi ragazzi. Verso l'infinito e... Non chiedetemi perché, è che ho una strana voglia di vedere Toy Story. Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Myth. Siamo arrivati alla 4ª settimana del PG National e quindi al 4º episodio di questo nuovo format che vi sta piacendo tantissimo. E per questo voglio anche ringraziarvi, state mettendo una marea di like, tantissimi commenti. Anche se poi, detto tra noi, ho capito che siete più interessati alle gesta dei caster italiani di Rainbow e non dei pro player. Chi se ne frega dei pro player? Questa settimana voglio ringraziare Alex e Cryptus che mi hanno clippato la stessa azione, però vedo che c'è interazione anche da questo punto di vista. Vi ricordo infatti che c'è il nostro server Discord con un canale dedicato all'invio delle clip del PG National. Quindi, qualora doveste vedere qualche azione interessante o qualcosa di simpatico sui cast, sapete come funziona. Clippate, prendete il link e ve lo mandate su Discord. Iniziamo e poi, come sempre, ci vediamo alla fine del video. In maniera orizzontale, soprattutto da parte di Termite, che si trova veramente a pochissimi HP, è più di qua che di là. Vedremo se riusciranno a fare in qualche modo gli IGP, che perdono infatti ready to engage grazie a una granata a gas a distanza di Smirky. Quella linea di fuoco creata sopra il muro a ovest è importantissima per i difensori. In questo caso Smirky stava per prendersi un'altra kill. Difficile perché se erano uno dietro l'altro, ma bravissimi perché sapevano la possibilità. Muore ora Atroci sotto i colpi di Ergas. Maestro continua a sparare ma non riesce. Muore, ruba e uccide proprio Ergas. Smirky su Neuro. Ora continua Smirky. Ma cosa ha fatto? Scegliere le clip di questa settimana è stato difficilissimo, però ho deciso di partire da quella di Smirky, soprattutto per la tattica messa in campo dai Clash in questa situazione. In due riescono a difendere completamente il site di Cappella, grazie innanzitutto a dei buchi fatti nella parte alta della parete ovest. È da lì che grazie alle sue granate a gas Smirky riesce a uccidere Termite. Dopodiché con l'aiuto di Elgas riesce a liberarsi di Nomad in scale blu, si gira e fa fuori prima Buck e poi Zofia con lo shotgun. Altra kill per lui, signori. Makers in difficoltà. Slop quindi a fare il possibile contro Mountain. È sotto assedio ora perché Ergas chiude la kill proprio su Sloppy, signori. Tutto in mano Lation. Costretto a clash 1 contro 3, 1 contro 2. Occhio perché Lation è vicino a fare l'impossibile. Comunque ancora due granate a gas a distanza. Occhio perché Mountain. Che cosa ha fatto Lation? Tripla kill per lui alla costa dell'avversario. Mamma mia, Lation. Che god Lation. Che clutch, che giocatore, che esperienza! Alation 1 contro 4, come se stesse bevendo un bicchiere d'acqua. Incredibile! Siamo appena al 4º posto, ma Alation fa una giocata impossibile che è già difficilissima da spiegare. Ciò che vi voglio far notare è quanto siano state importanti probabilmente le call dei compagni in questa situazione di 1 contro 4. Perché il long shot su Ash, mi gioco quello che volete, lo va a fare grazie alla call di Torok morto pochi istanti prima lì. Dopodiché Sloppy sicuramente, dopo averci rimesso le penne contro Montagne, gli chiama la presenza del grosso attaccante francese nella zona di Cavo, ed è a quel punto che forse Alation sente il drop di Jekyll in ascensore e lo affronta. Nel frattempo Elgast fa tutto il giro e prova ad entrare dal connector. Ora su questo dovete fare attenzione, Alation ha 2 granate a gas, avrebbe potuto usarle tranquillamente, invece decide di affrontarlo, sicuramente perché è un player super confident in quella situazione, ma è possibile anche abbia avuto la call sul flank di Smirky. Riesce ad uccidere Monty, resta con 6 colpi nel caricatore, ma non si fa prendere dalla mia tipica ansia nel ricaricare, anzi con una rapidità di esecuzione surreale riesce a chiudere il clutch. Veramente regalarci un'interrogazione degna del miglior player di Caveira. Occhio perché comunque l'attacco di Clash è partito alla grande, è partito dal piano terra ed è infatti la possibilità di Sloppy con il flank che potrebbe far paura ai Clash. Quindi vanno via tanti utilities
da parte dei difensori. Adesso però Sloppy si muove, è il momento. Ma subito arriva dopo, quando manca solo 1:15, la prima granata da parte di Smoke. Guardate qui, Blur addirittura prova la pick con la pistola, dato che in realtà ha lo scorpio, quindi potrebbe quasi comunque provare a piccare con il fucile primario. Sloppy ancora intento al roaming, la call per Sloppy non è arrivata, potrebbe arrivare adesso il flank, prende l'M12 in mano, potrebbe arrivare la doppia da parte di Sloppy, e qui da prima che esplodono in ferimento Elgast, poi fugge per cercare di fare il possibile, infatti mette in difficoltà i Clash, che ora devono stare attenti proprio a quel birbante di Sloppy che si chiama Caveira. È un ragazzaccio questo Sloppy, sta facendo, diciamo, impaurire molto gli attaccanti, ma mamma mia! Sloppy. Bravo Sloppy nel prendere un'altra kill, mamma signori! Mia. Che cosa ha fatto Sloppy? Che chiude anche ovviamente la quadrupa, perché c'era anche c'era molto in ferimento. Cosa ha fatto Sloppy? Qui da dove vogliamo partire? Ci sono un sacco di cose che funzionano nell'azione di Sloppy e dovreste tenerle bene a mente, perché alcune potrebbero tornarvi molto utili in tutte le vostre partite. Il player dei Makers decide di rimanere nascosto sotto una scrivania in sportello servizi per circa metà round, e quando arriva il momento di agire, quindi per mettere in atto il suo late flank, si trova davanti a un drone spento. Che cosa decide di fare? Non lo distrugge e passa inosservato per non dare ulteriori informazioni ai suoi avversari. Il drone è ancora lì, non è passato nessuno. A quel punto ottiene anche il via libera da Baka grazie a una cam di Valkyrie posta nella zona di scala lucernario, e sfruttando il rumore prodotto dall'esplosione della carica di Termite per il breach in stanza server, riesce ad aggirare gli avversari, a uccidere l'attaccante degli FBI SWAT e a mettere in ferimento montagne. Ora, un altro player, probabilmente anche io, avrebbe provato a chiudere la kill sul ferito, magari sfruttando le granate ad impatto per evitare lo scontro a fuoco. Ma Sloppy no, sa di aver ritardato gli avversari e sa anche che ce ne sono altri due in giro per la mappa. Dunque decide di arretrare nella zona di archivi e solo per un attimo lo sfiora l'idea di aprirsi un connector. Ma probabilmente decide di non farlo, sempre per la filosofia di prima, per non dare ulteriori informazioni ai suoi avversari. La decisione lo premia perché Thatcher passa totalmente inconsapevole di tutto all'interno del quadrato basso di scala lucernario, e pochi istanti dopo arriva anche il drop di Jekyll dal pianerottolo superiore, che ovviamente Sloppy sente, che gli permette di portare a casa questo round flawless con 4 kill. Il punto di vantaggio e di salvataggio anche, che serve per mantenere comunque la zona di playoff. Nel frattempo Atroci, questa volta su Osho, apre le danze su Mountain, e questo è un dettaglio molto importante per gli GP, che in effetti possono cercare di salvarsi proprio nell'attacco aggressivo da parte del Mountain. Concede una kill importantissima, non bisognava sbagliare questo round, eppure inizia in salita. Atroci signori, si è acceso di nuovo anche lui, altalenante questa prestazione, ma serve il supporto da parte di Atroci, che chiude la doppia anche su Nemesis, quindi questa volta c'è un fattore per secondo dentro i fragger della Drus Legion. Attenzione perché Atroci chiude la tripla signori, on fire questo ragazzo, forse vorrà andare a prendersi anche la quadrupla. Atroci pure su Nate, siamo vicini forse a un possibile ace da parte di Atroci, che è agguerritissimo, vuole andare a prendersi anche Brontosauro, che potrebbe essere la preda appunto di questo cacciatore, che adesso si chiama Atroci.igp. Attenzione perché l'hai chiamato tu. Ecco! Mamma mia Atroci! E ci fa esplodere! Che cosa ha fatto? Chiudono l'IGP questo pareggio con l'ace di Atroci. L'ho cercato, l'ho chiamato ed è arrivato. Altra clip, altro round flawless. Stavolta tocca ad Atroci e la prima kill già fa ridere di per sé, perché non la vediamo, però sentiamo lo scudo di montagna abbassarsi e poco dopo compare la feed della kill sul pesante francese. Il player degli IGP rimane per tutto il round all'interno del nuovo settore VIP e ha a sua disposizione solo un ADS, che gli torna utilissimo tra l'altro. Dopo poco arriva la seconda kill, stavolta su Ash, perché i Notorious Legion iniziano a mettere in campo questa tattica del push un uomo alla volta, che sicuramente non li premia. Sfruttando alla perfezione gli spazi a sua disposizione, Atroci riesce anche a difendersi dall'attacco di Jekyll e successivamente da quello di Termite, nonostante lo avessero stunnato. A quel punto arrivano le call dei compagni, tutti all'interno della bomba, cioè gli IGP hanno deciso di giocare senza roamer un round importantissimo ai fini del pareggio. Atroci sa che Brontosauro è al piano superiore
e decide di tenere un angolo strettissimo verso scale rosse, scelta che gli permette di chiudere il full team e regala un punto alla sua squadra. Per cercare di fare il possibile, Veonix. Che run out su Alation. Fantastico. Poi ovviamente Veonix che qui deve fare il possibile. E praticamente uno contro uno contro Sloppy, che riesce a prendere la easy kill su Veonix. Ovviamente era già spottato. 4 contro 2, ma comunque Makers ancora devono correre per cercare di accaparrarsi questo round sui Clash. Provare un run out del genere non è mai una delle scelte più facili da fare. Devi avere molto carattere per portare a termine una scelta del genere, soprattutto perché se poi ti paga tanto di cappello, in questo caso Veonix si trova una kill importantissima, si porta un leggero vantaggio nelle mani del proprio team. Ma in questo caso Sloppy avvicina i Makers ai Clash. Infatti bravo Sloppy, che con la sua verticalità riesce a dare comunque ancora una forza importante. Si chiude per lui la doppia frag per il momento, ma mancano 40 secondi. Attenzione alla rotation di Toro, che addirittura larghissima da zona di fogne, e prende il drone in mano solo in questo momento. Mancano solo 30 secondi e il tempo comunque non c'è per il povero Sloppy. Mamma mia, che cosa ha fatto qui Sloppy in questo momento su Fluscia. Che kill, che spot incredibile da parte del compagno. Si avvicinano quindi adesso dal lato del lucernario, 18 secondi dal termine, la breccia non può più essere palesata solo per mancanza di tempo. Prova Sloppy la quarta kill, che riesce a chiudere grazie al ferimento di vacca. Signori, Mirky deve fare il clutch, deve fare l'impossibile. Sloppy! Ace per lui, signori! Mamma mia, Sloppy Nator! Che cosa ha fatto? Risolve il round da solo. Anche la prima kill di questa clip è super comica, perché solo per un istante si riesce a vedere il run out di Vigil su Sledge. Dopodiché inizia l'azione pazzesca di Sloppy, che si guadagna ben 2 spot in questa top 5 e che lo vede continuamente in movimento. La prima uccisione sul difensore ormai all'esterno è semplicissima, perché è continuamente spottato. Dopodiché inizia a sfruttare appieno il grimaldello di Buck, aprendosi una linea di tiro su Maestro al piano inferiore. Non va sottovalutato per nulla il gioco di squadra con Torok. C'è piena coordinazione. Torok col drone gli permette di ottenere anche la terza kill, quella su Valkyrie, ma non ho dubbi sul fatto che gli abbia permesso anche di entrare nell'edificio, controllando che non ci fossero roamer in giro. A questo punto, a pochi secondi dalla fine del round, i due compagni di squadra convergono verso la zona di archivi, mettendo pressione a Jäger e a Castle. Il primo va in ferimento, il secondo si sente accerchiato e Sloppy chiude anche questo full team. Tra noi caster abbiamo stipulato questa piccola scommessa, lo sappiamo, e Trurian si dovrà radere la testa nel caso di Samsung Morningstar arrivassero in finale. Tu mi sembri un ciuffo rosso. Capelli rossi. I Cyberground arrivassero in finale. E poi io ho deciso che se i Clash dovessero affrontare i playoff al termine di questo campionato durissimo per loro, mi farò i capelli verdi per il LAN. Per il LAN, alla finale a Roma, potreste vedere Lord Chanka con i capelli verdi. Nel frattempo, dopo la pausa, non avevo ricordato, punto esclamativo, biglietti, poi tipo le vallette, capito, vanno a indicare le veline. Punto esclamativo, biglietti, per avere più informazioni sul torneo, sulla finale del torneo del Rainbow Six Siege PG National il 27 luglio al Teatro Olimpico di Roma. E poi finisco io la frase di Mauro. Pensavate volessi giocarmela di nuovo col colore dei capelli dei caster, e invece ho usato le mie 2 belle veline per ricordarvi che il 27 luglio ci saranno le finali del PG National a Roma, al Teatro Olimpico, e i biglietti sono in vendita, quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione. Tra l'altro dovremmo esserci anche io e Marco, quindi pure se non volete venire per vedere le finali, venite a incontrare me e Marco. Prima di passare dalla descrizione, lasciate tantissimi like al video e iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun video e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima! Talk back to you. Say you like.